Ciao a tutti dal vostro caro Max Random! Ragazzi, oggi siamo qui su Fortnite perché ragazzi, oggi andremo a vedere il mio super armadietto, il mio armadietto che tutti, o meno una gran parte di voi, vorrebbero vedere. Però ragazzi, per questo video dobbiamo raggiungere almeno i 5.000 like, quindi ragazzi, spollicciate in una maniera assurda. Vi do 5 secondi per lasciare like, ragazzi, e chi lascia like è un grandissimo topolone o un grandissimo micione. Quindi meno 5, meno 4, no, aspetta, meno 5, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Ok, raga, avete lasciato like, ne sono sicuro. Ma sapete quando uno è sicuro? Perfetto. Sì, sono sicuro che avete lasciato like. Allora, adesso quindi non andremo a giocare nessuna partita. Intanto queste sono le modalità, non mi so se il voglio questo bella, dopo magari mi faccio qualche solo duo. E andiamo in armadietto. Però ragazzi, oggi non vedremo il mio armadietto in modo normale. Perché sì, vabbè, vedremo l'armadietto, tutte le skin e tutto, ma vedremo anche il suo effettivo costo. Perché dall'ultimo video dove ho detto il mio armadietto, cioè regalo l'account di 500 euro, diciamo che ho shoppato altre belle cosine. Quindi ragazzi andremo a calcolare effettivamente quanto ho speso, anche per esempio il fatto che ho shoppato tutto il pass battaglia, quindi 100 euro ragazzi, invece di 10 il pass battaglia 7 calcoleremo come 100 euro, così più o meno ci capiamo. Direi di iniziare da le mimetiche, perché raga, in tutto questo io le ho shoppate le mimetiche, le ho shoppate. E adesso allora facciamo un bel calcolo. Quindi abbiamo shoppato due mimetiche, ovvero queste due. Quella là che stava ieri nello shop non l'ho assolutamente presa, perché 600 V-Buck per una mimetica, ma che siamo scemi. Allora, queste sono tutte quanti del pass battaglia, quindi noi gli diamo un prezzo. E qua facciamo 3 più 3 che fa 6, però vabbè, facciamo così giusto per tenerci il risultato. Poi, le schermate di caricamento, vabbè, non si shoppano, quindi sono queste, però so che ce le hanno tutte queste schermate. Poi vabbè, abbiamo le musichette, che sono tutte quelle del pass scorso e di questo. Questa mi gusta molto, questa. Aspettate che metto qualche musica di sottofondo. Ok, basta. Possiamo anche levarlo, grazie, non lo voglio più. Torniamo la musica, ok. Poi adesso, ragazzi, andremo a vedere i balli. Scendiamo sotto, andiamo nella sezione balli, scendiamo sotto, ragazzi. Partiamo dal ballo di base. Ovviamente il ballo di base è il ballo più bello del gioco, ma non si paga. Quindi, vabbè, non aggiungiamo niente al nostro conto finale. Poi abbiamo ululato, ragazzi, che ho shoppato 2 euro, ragazzi, quindi aggiungiamo 2 euro. Segna punti, che sono altri 2 euro. Questo, ovvero scatola regalo, che sono altri 2 euro. Ragazzi, io i balli verdi ne ho shoppati un bordello. E qua fa cose. Questo non chiedetemi perché l'ho shoppato, ero in vacanza di Natale, mi sentivo tanto natalizio in quel periodo, ho detto vabbè, shoppiamolo. Poi sasso carta forbice, questo ce lo dà un bordello, un bordello di tempo. Questo era del pass battaglia, questo era del pass battaglia, quindi non contiamolo. Però raga, dopo ci andremo a contare anche tutte le robe. Poi questo punto di rottura, ragazzi, altri 2 euro. Questo l'ho comprato quando era uscito un bordello di tempo fa, mi sembra tipo in season 3, mi sembra. Posati raga, il ballo leggendario, il ballo più bello di tutti, dopo le mosse di ballo, mosse da ballo. Vabbè, aggiungiamo altri 2. Poi abbiamo piagnistei, che sono altri 2. Poi abbiamo questo che era del pass battaglia 2, questo che è del pass battaglia 5 o 6, non mi ricordo. Giubilo, che sono altri 2 euro, stava ieri nello shop. Questo che è gratis, te da con le sfide. Questo qua gratis, questo qua 2 euro, questo qua gratis, questo qua si paga e questo qua gratis, ok? Passiamo ai balli blu, ragazzi, che di questi, dei balli blu, raga, ne ho shoppati una fracca, ma una fracca. Iniziamo con questo, che poi me lo dite perché l'ho comprato sto pallo, poi me lo dite, ragazzi, perché io sinceramente non lo so. Aggiungiamo più 5, raga, poi il conto finale ve lo dirò alla fine, ovviamente. Poi abbiamo twist, e aggiungiamo altri 5. Poi abbiamo questo che è del pass, questo del pass, questo del pass, questo raga bellissimo del pass, questo non è del pass, ovvero segni con le mani, tipo ehi, facciamo così, boh,
E poi ok, basta. Questa roba l'avranno fatta praticamente tutti che hanno questo ballo. Poi Pumpernickel, ragazzi, mi piaceva un bordello ai tempi. Adesso non lo uso più perché, sai, uno shoppa un ballo, lo usa per 10 giorni, 7, poi lo butta via nell'armadietto. Vabbè, comunque altri 5 euro. Abbiamo Popcorn Season 4. Poi abbiamo questo qua dei sordi, ragazzi. Cioè, questo proprio money grabber come me. Aggiungiamo altri 5 euro. Poi abbiamo Pie Veloce, che, raga, ho usato, non ho mai usato. L'avrò usato tipo quando l'ho shoppato due volte, poi l'ho tolto perché era uscita una roba bella. Poi abbiamo Palleggio, ragazzi, che sono altri 5 euro. Abbiamo Oscilla, che, raga, è fantastico Oscilla. Io ho molta roba bella, ma anche altra roba di cui non mi spiego ancora il perché io l'abbia shoppata, però va bene così. Quindi Oscilla altri 5 euro. Poi Migliori Amici, che, raga, è bellissimo, raga. I balli della season 3 sono tutti belli. Poi abbiamo il ballo di Marshmallow, ragazzi. Non datemi il copyright, anche se non penso abbia il copyright il ballo di Marshmallow, perché poi questo del pass 7, questo del pass 7, questo è gratis, questo 5 euro, ragazzi, Infinity Dub. Poi questo è gratis, cioè non è proprio gratis, si ha col pass. Questo è gratis, questo è gratis, questo è gratis. Questi sono altri 5 euro, ragazzi, altri 5 euro per Giro della Morte, che era figo quando potevi toglierti il ballo quando saltavi, perché adesso un po'. Poi abbiamo Electro Swing, raga, Electro Swing è fantastico, Electro Swing. Poi abbiamo Essegna, che ho shoppato l'altro giorno, l'ultimo ballo che ho shoppato. Poi Corridore, poi Capriola Filina. Poi abbiamo questo, poi abbiamo Zeni, poi abbiamo Attesa e abbiamo Aquila, che sono altri 5 euro. Oh mio Dio, raga, di balli soltanto vi dico che ne ho presi tanti, ma tanti a livello di soldi, voglio dire. Questo pass, questo 8 euro, oh mio Dio, quanti palli che shoppo. Gratis, 8 euro, poi 8 euro, non chiedetemi perché ho shoppato questa roba. Questo è fantastico, raga, 8 euro meritati. Gratis season 3, season 6, campana lama, che, raga, come si fanno ad avere campana lama. Altri 8 euro, altri 8 euro, gratis e gratis. Ok, abbiamo finito i balli e siamo già a una cifra abbastanza elevata, devo dire. Andiamo con i deltaplani. Deltaplani non li ho proprio shoppati, cioè ne ho shoppati 2-3 tipo, e non mi ricordo assolutamente i prezzi. Tipo, io ho shoppato questo, che dovrebbero essere 5 euro, e questo che dovrebbe essere 8, se non mi sbaglio, perché non ho shoppato altri deltaplani, penso. Ah no, ho shoppato anche quello di Marshmallow, che sono altri 5 euro. Mentre invece tutti gli altri sono i vari ombrellini della vittoria. Raga, non ho quello della season 3 perché in season 3 ero scarso come la fame. Poi non ci giocavo mai, quindi vabbè. Vabbè, raga, li conosciamo tutti i deltaplani. Non c'è bisogno che ve li faccia vedere tutti uno ad uno. E usciamo dai deltaplani. Ragazzi, stiamo già registrando da 10 minuti di video. Ed è abbastanza, ragazzi, è abbastanza. Picconi, i picconi, raga, me la cavicchio. Però niente di che. Abbiamo quello base, abbiamo quello là di Roboli, come si chiama, col tizio spastico, il DJ Yonder. Questo è gratis, questo è gratis, 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 gratis. 8 euro, 8 euro, raga, la falce, 8 euro per la falce, ascoltiamo il suo rumore. La falce, la falce. Gratis, 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 gratis. 12 euro, 12 euro per questo piccone, ragazzi, 12 euro per un caglia di piccone. Ma se usciamo dentro, secondo me, gratis, 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 gratis e gratis. Ok, adesso guardiamo qualche zainetto, però vi faccio vedere veloce, se no vi spoilerate le skin. Quindi togliamolo. E raga, adesso è arrivato il momento delle skin! Ok, queste sono tutte quelle che non sono che dei pass, a parte qualche, a parte i set. Quindi vabbè, questo gratis, gratis. Lui è bellissimo. No, perché l'ho messa? Non chiedetemi perché l'ho messa, ragazzi. Allora, il Trog, like, Trog è skin preferita assolutamente. Poi gratis, gratis, gratis. Questo, ragazzi, sono tremato. Gratis, 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 gratis. Raga, io dico gratis per quelle dei pass, che so che non sono gratis, però vabbè, te le danno i pass gratis. Poi vabbè, questo sono 5 euro di pacchetto. Poi gratis, 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 altri 5 euro di pacchetto, altri 5 euro di pacchetto. Gratis, 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 gratis e altri 5 euro di pacchetto, raga, li ho shoppati tutti i pacchetti, mi sento forte. Poi, queste sono tutte skill leggendarie dei pass che non cioè, vabbè, sono fighe, però niente di che. E adesso iniziamo con le skin shoppate, ragazzi, iniziamo con le skin shoppate. E qua di soldi ne ho spesi abbastanza.
Poi dopo ci andiamo a calcolare anche tutti i pass battaglia. Allora, 8 euro per Ranger natalizio, altri 8 euro per Operazione Zabaglione, altri 8 euro per Luna di Lepre, altri 8 euro per Commando, altri 12 euro per sto proprio, perché ho shoppato questa cosa. Che cosa sei? Che cosa sei? Perché ti ho shoppato? Perché mi ricordo che tipo quando avevo 30.000 iscritti volevo farci un video mentre la shoppavo, però poi il video era uscito male e praticamente ho buttato 12 euro. Allora, altri 12 euro per Squadra Sub, che ho shoppato ultimamente. Anche questa, ragazzi, ho shoppato ultimamente nel video con mia sorella, che è molto bella, sapientona. Poi quella Miss Volley me la mi avete obbligato voi a comprarla in una live. Vi ricordo che ogni sera sto in live alle 9 sul mio canale. E quindi altri 12 euro. Abbiamo Incursore del Naso Rosso, che sarebbe la famosissima Renna. Mi dispiace che non ho shoppato il pan di zenzero. Vabbè, vabbè, non l'avrei usato tanto. Poi vabbè, questo raga è fantastico. Esperto di munizioni, non so voi, ma a me piace un bordello. Questo bombarolo lucente, che è la prima skin che ho shoppato. Prima skin da epica, ragazzi, testa cava, che ho shoppato nel periodo di Halloween, ovviamente. Poi abbiamo il ninja, poi abbiamo questo, che sono altri 5 euro, non chiedetemi perché ce l'ho tra i preferiti. Poi vabbè, abbiamo questo, che sono altri 15 euro per il nostro Skull Trooper. Poi abbiamo Marshmallow, ragazzi, il grande Marshmallow, altri 15 euro, mannaggia tua. Questo del pass, questo altri 15 euro, raga, oh mio Dio quanto ho speso. Oh mio Dio quanto ho speso. Questo del pass, questo va parte del pacchetto dei 25 euro, quindi addizioniamo 25 euro. Questo 20 euro, raga, iniziamo con le skill leggendarie, che in realtà ne ho solo una sciupata. Quindi vabbè, tutto il resto sono gratis, questi vanno parte del pacchetto e va bene. Allora, adesso dobbiamo considerare i pass battaglia, adesso dobbiamo considerare tutti i pass, ragazzi. Quindi, essendo che ho shoppato tutti i pass dal 3 fino ad adesso, sono passati 5 pass. Quindi addizioniamo 40 euro, perché ragazzi, addizioniamo 40 euro, più i 100 euro che ho shoppato per tutto questo pass. Perché raga, questo pass l'ho shoppato tutto, quindi addizioniamo 100 euro e ragazzi... siamo... ah no, aspetta, poi ho shoppato anche 25 euro in regali. Quindi 25 euro in regali. Questo, raga, sto facendo tutto, praticamente tutto quanto costa il mio account effettivamente, quanto ci ho pagato. Eccoci qua al risultato finale. Eccoci qua il nostro armadietto. Ragazzi, dovete assolutamente lasciare like e scrivetemi anche voi qua sotto nei commenti quanto ci avete speso su Fortnite, se ci avete speso. Questo, ragazzi, è il costo del mio armadietto. E stiamo parlando di 612 euro. 612 euro spesi su questo gioco. Del tipo, mamma mamma, è gratis, giochiamo a Fortnite. È gratis, sì, l'ho pagato, costa 20 giochi, sto qua. Va bene. Quindi ragazzi, abbiamo visto il nostro armadietto, perfetto, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un pollice all'inizio, iscrivetevi al canale e condividete con tutti i vostri amici. Noi ci vediamo la sera alle 9 con una nuovissima live e prossimamente con un nuovissimo video. Ciao ragazzi, bye! Non ti lascio sola, bella topolona, mamma mia quanto sei buona. Io canto a squarciagola per la mia topolona, vieni qui rispondi.